fantasia e non c'è la cura di li guarirà. Se insonna notte, carraggio cuore, picchia donne cadenza, non la posso accettare, tu sia venita e te liberare. Eccoci, siamo a Palermo e stiamo girando a vuoto come coglioni. Avete capito? Vedete? Guardate. Me lo metto a rovescio. C'è il navigatore messo all'inverso, allora abbiamo capito che non lo sa proprio, ha avuto conferma che ma ci ha detto che l'ha studiato, che ha imparato. Quando abbiamo visto che c'era il rovescio, siamo detto, ma ti rendi conto che è all'inverso messo sto coso? E allora in quel caso ecco che si è capito che lui, il navigatore, non lo conosce. Ora non sappiamo dove cazzo siamo. A banca. Cioè, vediamo se lo capite voi. Faccio un incrocio, ecco qua, alleggio. Oh, perché volevamo andare a trovare il nostro presidio che c'è all'assessorato dell'autonomia locale, che sono lì fuori in attesa che aprano gli uffici, ma apriranno ovviamente alle 9 e si stanno dando i cambi proprio perché dobbiamo depositare i simboli, solo che ci siamo persi e giriamo a vuoto. Vedete, e fa finta di guardare, vedete, e guarda il navigatore, è un'ora che guardo. Un'ora, ragazzi, un'ora. E via Trinacria, puttana da miseria. Oh, via Trinacria, ecco. Vabbè, e allora via Trinacria, dobbiamo andare all'assessorato, assessorato all'autonomia, allora chissà, sì, vabbè, ora vediamo se arriviamo all'assessorato all'autonomia locale. Nel frattempo sorgerà il sole e noi gireremo ancora, a un certo punto finirà la benzina e saremo lì a bestemmiare
con l'Ederio che comunque continua a ridere. Vabbè, eccoci, vediamo. Oh. Addio. Ecco, vediamo. Ma è via delle lacrime, tu dici. Va. Qua mi dicono andate sempre dritto, sta scrivendo Alessandro Bellanca. Maritto Unni. Il problema è che qua sono tutte dritte le strade. Oh. Ci stanno guidando, eh. Dritto. No, è il navigatore che ci sta. No, ci stanno guidando. Dice andate sempre dritto. Oh. Addirittura Bellanca dice qua che siamo quasi arrivati. Ma perché sei accampato pure tu qua? Bellanca, ecco qua, secondo me ha ragione Bellanca. E questo è l'assessorato del mio locale. Si impara un attimo a capire dove sono i nostri uffici. Ah, ecco, guarda che c'è. Guarda, là c'è Piero Picciolo. E che minchia fa? Quanto? Piero, a quanto siamo? Scusami. Ci sono gli amici che devono salutare, ecco, ecco. Quanto buscamo stasera? C'è più molto, no? Guardate Peppe Lombardo, Peppe Lombardo, Peppe Lombardo. Gli presidente, ciao, minchia, da Roma a Palermo, da Roma a Palermo, ragazzi, da Roma a Palermo, ma come mai siete rimasti voi soli qua? Abbiamo liberato gli altri. Ah sì, a chi vi state dando il cambio? Ecco, qua siamo in attesa che si apra questo cancello, qua. E lì si depositeranno le liste domani, i simboli anzi, qua. Vedete? Questa è la porta dell'assessore alle autonomie locali. Oh, ecco qua. Vedete? Ecco. Ma c'è la luce accesa, non è che c'è qualcuno già là dentro, no? Niente. Oh, vabbè. Il nostro presidio di fortuna. Va bene ragazzi, vogliamo vedere se realmente eravate qua, così abbiamo dato prova che noi siamo i primi. Siamo i primi? Siamo i primi. Lombardo, siamo i primi. Ah? Che cosa è questo? E chi è venuto poi? Nessun altro. E che lista è questa? No, allora c'è noi. Siamo i primi. Anche come coalizione. E lui è sindaco di Sicilia. Sicilia Vera. Siamo uno, sempre sì. Noi siamo, sempre ho capito. Quindi noi siamo del primo a 9 siamo noi, va? Minchia, onestamente, Lombardo, te che faccio io, eh? Vai, sei il nostro eroe, Lombardo. Tanto oggi vedi sta già russo, dai, eh? Però. Bella faccia, che vai. Ma con chi confabulava? Con chi? Con il buon Calderone, tutta la mattinata. Addirittura. Minchia, diventare amici. Speriamo che. Sembravano amici stretti. Ma speriamo che gli diano almeno questa opposizione, questo seggio così. Lo si sistemavo per ora 5 anni, Caruso, non più coglione. Ha raggiunto l'obiettivo. Oh. Non per raggiungere qualcosa. E va bene, dai. Loro hanno, ne hanno tanta a disposizione. Ti saluto a Mimma Sturiale, eh. Ciao Mimma. Mimma ti sta guardando però, hai capito? Ti sta guardando. Ah, Giuseppe Costa scrive che mala vita, effettivamente. Effettivamente, vi rendete conto pure. Come vanno le cose, va bene. Tutte rose e fiori per essere. Vabbè, che cazzo ci sono, il Lombardo. Va bene. Scusate, volete i cornetti? Ah? Ah sì? No, li volevamo noi, veramente. Andate, a quest'ora, scusate, dove si trovano i cornetti? No, voi non dovete lasciare la costa, ci manca. Se sono qua vicino andiamo a prenderli. Scusate, a quest'ora a Palermo dove si trovano i cornetti? Ma qua, questa casa mia ormai sarà tra poco.
E quelli di fronte si devono abituare alle mie cose, però non è che ora arrivo qua a Palermo, divento sindaco di Sicilia, si devono abituare ai miei blitz, tutte quante a quest'ora, che c'entra, no? Oh. Allora, dov'è che troviamo un dei cornetti a quest'ora buone però, così glieli portiamo? Eh? Ciao Maria, ciao, ciao. Vorremmo trovare dei cornetti a quest'ora. Dove si trova? Ci voleva Ninna Abate, il mio amico Ninna Abate. Il mio amico Ninna Abate, che va a stare addormendo, scommetto, no? E infatti. Ninolo Monaco, ciao. Meno male, vedete, quando siamo pochi io riesco anche a salutarvi a uno, no? Oh. E allora avete un'idea, idea di dove sono questi cornetti o no? C'è qualche palermitano amico che ci sta seguendo? Ah? Ah, e ci dice dove possiamo andare a quest'ora? Mm? E Luigi, quale riposo? Figurati. Ah. Niente, abbiamo capito. Niente cornetti, ragazzi, a quest'ora. Va, nessuno ci sta dando indicazioni. Mi dispiace per voi. Io c'è il panificio di Ninna Abate, però non so l'indirizzo, non so come arrivare a quest'ora. Nico Castelle dice a Figarazzi, e possiamo venire a Figarazzi per i cornetti. Nino, io ti ringrazio, per carità. Nico, quanto è distante Figarazzi? Saranno 10 minuti. E Figarazzi dove eventualmente? Mm? A Figarazzi possiamo andare a prendere i cornetti, ragazzi. Bocciato. Oh. Dice qua chioschetto vicino al tribunale, lato corso Alberto Amedeo. Quindi dobbiamo scrivere Alberto Amedeo? No, ma qua vogliamo andare, Nino, vogliamo andare qua vicino. Diteci come dobbiamo scrivere, dai. Qua te li stanno portando da Santa Teresa, Nino Lo Monaco sta partendo. Aspettate che tra 3 orette avete i cornetti da Santa Teresa. Dico, se facciamo prima andiamo e dormiamo qualche ora. Sì, stiamo depositando 9 simboli, poi 9 liste ancora la mabitere, forse saranno 5, 6, intanto ne depositiamo 9 per come avevamo programmato. Quindi Nico Castelli insiste a Figarazzi, ma quanto ci vuole da qua a Figarazzi? Laura Minichiello dice guardate su Google, scrivi cornette calde. E vedi che dove ne esce fuori. Che bello sta facendo. Lo sta facendo realmente. Cioè. Vabbè, abbiamo capito, ragazzi. Oh. Dovremmo andare al tribunale? Diteci l'indirizzo, scusate. Figarazzi, quant'è? Qua è vicino, mi ricordavo che era vicino. No, vabbè. Allora, Figarazzi ci aspettate, dove dobbiamo venire? Oppure bar Ester Bagheria, dice Nino Lo Monaco. Scusami, ma Ester è aperta a quest'ora, Nino. Bagheria è più lontano. Dai ragazzi, forza, va. Ma 1 a 8 minuti che cosa? Ah, questo, allora andiamo, forza. Stiamo arrivando. Ci siamo, ora venite con noi alla ricerca del cornetto. Andiamo alla ricerca del cornetto. Oh. Allora, andiamo lì. Oh, se qualcuno di voi viene e ce li offre, non è che ci dispiace. Dai, vediamo chi arriva prima di voi ad offrirci il cornetto. Tribunale. Dai. Forza. Ma che cazzo fai finta di scrivere se non sai leggere? Dai, va. Incauso pure tu a quest'ora. Ecco, dobbiamo vedere a questo che fa le scene, guardate, guardate. Ma. No, no, andiamo qua, dai. Ciao, forza. Stiamo andando, dai, ragazzi. Oh.
Ma che gusto li volete? A chi dove troviamo? Ma te ti portiamo che cosa? Le patatine? Ora troviamo qualcosa. No. Sì. Ma poi a castura te ne futti. Scusami. Il presidente sindaco. Per carità, ma è qua. Sono 30 centimetri. Ecco, tanto per svoltare. Ci siamo. Oh. Allora. Nino Lo Monaco scrive prova a cornettone, ma chi è il cornettone? Cornettone a quest'ora. Oh Nino, non facevi prima se pattivi i geni, buttavi, scusami. C'è un'ammiratrice qua, Maria Buonanno, Luciano number one. Oh Maria, lui quando sente queste cose qua si eccita, perché poi ci crede davvero. Io lo so che voi glielo dite per compatirlo, ma chi ci crede? Vediamo dove andiamo, all'avventura, alla ricerca del cornetto perduto. Oh, vediamo un po'. Vediamo, ecco fatto. Allora, siete uno spasso, scrive Giuseppe Costa. Minchia, sicuro io a quest'ora. Ah, ecco fatto, grazie però Giuseppe. Veronica dice che dietro l'angolo c'è la cornetteria, ma un dietro quale angolo? Scusami Veronica, se tu sai l'angolo qual è, noi ci regoliamo, però poi ci sono tutti angoli a quest'ora, non è che è facile. Oh, qua che c'è scritto? Ah, Lancia, ciao, Denimonte, ho scritto un nome botte, è rosso Luciano, porca puttana. Rosso sarebbe rosso, ora è verde, ma prima era rosso. Allora vediamo dove vi porta a mangiare i cornetti. Oh, vediamo, ecco fatto. Come vedete noi siamo belli riposati, no? Siamo arrivati ora da Catania dopo due orette e mezzo, però ci sta. Ragazzi, il cornetto io lo dobbiamo portare perché stanno facendo il presidio per noi, non è che non possiamo avanti. Luciano, te l'ho detto, dormivi 6 ore, gli togliamo l'IVA, dai, guardate il gioco, fa finta, guardate, c'è da pazza ragazzi, dobbiamo arrivare qui, vai, a una marivare, siamo qui, come? Siamo qui, eh? Dobbiamo arrivare. E quindi che vuoi? Cioè, non ho capito. Vabbè, va. Avete capito lui come fa col dito? Ci porta col dito lì. Oh, guarda, sono le due fans scatenate in questo momento. Ci scrive una che dice Luciano, faccela vedere. Così qua scritto. Un altro ha scritto Luciano, faccela toccare, ecco qua. Ve lo mostro a Luciano nella sua intendante, a quest'ora sono tutte a letto, si può anche andare oltre. Siamo tra di noi. Sì, ecco, fascia protetta a quest'ora, guardate. Ecco Luciano. L'abbiamo fatto vedere a Luciano, eh? Oh. Sì, riportiamo il cornetto a Luciano, a Ismaele, certo, gli riportiamo. Che ci sono qui? Dobbiamo trovare il posto, questa cornetteria al tribunale. Oh, quanti chilometri mancano? Un chilometro e 8. Comunque, Palermo a quest'ora è tranquilla, però te lo dirà. Non sembra manco Palermo, se non fosse per la munnizza che c'è in giro non servirebbe neanche Palermo, obiettivamente, che è tranquilla e tutto. Proprio girando vediamo la munnizza in giro, dice, ah minchia, siamo a Palermo effettivamente. Vabbè, pazienza. Vediamo dove stiamo arrivando. Allora, eccoci qua, siamo quasi arrivati ragazzi. Ora ci mangiamo il cornettino e portiamo i cornetti al nostro presidio lì in via Trinacria. Oh.
vedete quanto lavoro c'è dietro, perché bisogna essere primi. Beh, intanto tenete conto che il nostro non è un simbolo dei partiti tradizionali, per cui non gode la medesima tutela. Poi, dopo che abbiamo visto anche Giarrusso cosa ha tentato di fare, obiettivamente, se va a DAO, se sa BAO, se dice tecnicamente, no? E di conseguenza siamo qui in attesa che aprano gli uffici dell'assessorato alle autonomie locali, così intanto depositiamo i 9 simboli che avevamo studiato come simboli per fare le liste a sostegno di De Luca, sindaco di Sicilia. In base ora a questo, in base a tutto quello che noi abbiamo, organizzeremo anche le liste di testimonianza. Vediamo ora, entro 48 ore, tutte le istanze che sono arrivate, e vediamo anche eventualmente appello finale per chi vuole candidarsi, e così chiudiamo anche questa fase organizzativa. Ci stiamo andando, Massimo, alla cornetteria, al fioschetto, tribunale, via Costantino Lascaris, mi hanno scritto. Via Costantino Lascaris. Oh, andiamo un po'. Andiamo un po'. Ecco qua, ragazzi. Inizia il bordello che c'è. Ma escono l'app. Sì, facciamo un comizio, ragazzi, improvvisiamo un comizio, questo. Ecco fatto, guardate che bel movimento che c'è però, Minchia che movimento che c'è però, Incredibile. Guardate qua. Porca Eva però, Una cosa seria, ma molto seria. Molto seria, guardate qua. Che vedete qua e qui la festa, incredibile, guarda. Notte, mattino, cornetto e cappuccino, vediamo come funziona. Guardate qua, dov'è il cornetto? Ecco qua, buonasera. Cose serie. Buonasera. Direttino, oggi magica. Ora assaggiamo, vediamo come. Non ho detto che è buona. Allora. Ora assaggiamo. È buono, sì. Direttina magica. C'è una diretta improvvisata a quest'ora. Buonasera. Mi hanno detto che avete cornetti speciali, è vero? Certo che lo so. Siamo in diretta. Bravo. Siamo partiti da Messina per vedere di trovare cornetti speciali. Mi hanno detto che qua ci sono. Ma H24. Quindi ora, come divento presidente della regione, so dove venire la notte. Pure. Quindi me li porta a Palazzo d'Orleans direttamente. Ragazzi, vedete, stiamo pure risolvendo. Guardate. Comunque l'odore che si sente è buono, veramente particolare. Eccoli là, buonasera. Là dentro c'è il laboratorio che stanno facendo. Vedete qua i ragazzi che si alle... Guarda. Vai. Ora qua chiediamo ragazzi. Vai, e non solo, in tutto il mondo in questo momento ci stanno seguendo. Sì, e che cazzo, certo, no? Vai. Allora, io ne volevo uno integrale al miele. È possibile? Guardate, pure il cornetto alla banana c'è qua.
Oh, Nutella, Nutella pistacchio. Ma dove hai soldi? Perché non lo so. Non ti preoccupare, pure credito mi fanno qua. Hanno capito chi sono e mi fanno pure credito. Certo, bisogna pagare, pure con gli interessi, ma bisogna pagare. E allora io marmellata di albicocche. Certo. Io Nutella. Oh. Nutella. La ricotta, perché non ti prendono la ricotta? No, questa è la ricotta viene pesante. Ma che cazzo ride, ride in continuazione, ma ragazzi, è pazzesco. Viene pesante. Viene pesante. Ah, guardate ragazzi. Ah. Vediamo come, eh. No, intanto tre Nutella ci sono. Sì. Ecco qua. Vediamo come, eh. Si può fare, buono, eh. Si può fare. Buono. E vengono gente in continuazione, guarda, c'è un ricambio incredibile. Vediamo. Cavolate in continuazione, ragazzi, cavolate. Incredibile. Diciamo. Diciamo. Che ci somiglia a Maurizio Croce stasera però, eh? Guarda, non so perché. Hai le orecchie troppo in evidenza, non so per quale motivo. Ma che hai? Stai male? Gli scappa la pipì! Gli scappa la pipì! Comunque ci assomiglia dentro a Maurizio Croce. Ma chi Maurizio Croce? Non ci assomiglia, guardate, ma. Ma come fai stasera hai le orecchie così? Controllo la piccola e vabbè, ma non ti sei operato, mi ha detto. No, come no, non ti scordare e ti incordare un'altra volta, scusa. Ah, vabbè, le prendiamo. Dimmi, dimmi, vieni, vieni. Ma questa è una cosa seria però, eh. Questa è una cosa seria. Com'è fatto questo? La ricotta, com'è? Questo bombolone si chiama? E questo che cos'è? Alla crema, eh? Questa è alla crema? Me. Sono anche cannoli freschi se vuoi, ricotta li facciamo al momento. Pure. Cannoli freschi facciamo estremamente. Ma vai. Se lo vuole fare, lo facciamo. Ma veramente? E lo facciamo in diretta uno. Cazzo, ora facciamo un bel cannolo e poi lo dobbiamo ammazzare con che cosa? Porca miseria. E allora facciamo un bel cannolo alla ricotta. In diretta. Ah. Ragazzi, lo vedete il cannolo? Eh? Ismaele, dove cazzo sei? Dove cazzo vai, Ismaele? Vieni qua. Dai, guarda che ti sei svegliato. Hai capito, Ismaele, dove siamo? Ah. Ah.
vediamo questo come fanno questo corto, questo cannolo alla ricotta qua fresco, vediamo com'è. Ma che movimento, questa movita è di quella serie però, eh? Vero? Movita di quella serie. Così almeno la vedo quando sono qua a Palermo, quando esco dove devo andare la sera. Ci siamo? Oh. Avanti. Vediamo, vediamo. Da quella parte, da quella parte. Oh. Guardate che bombolone fresche che ci sono, ragazzi. Guardate qua. Guardate qua, questi sono arrivati ora, in questo momento, eh. Guarda, guarda, guarda. Vediamo, 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 vediamo come fa il cornetto. Quanti anni hai? Minchia, mi voti. Ora il 25 settembre si vota. E mi voti per la presidenza della regione. Grazie. E che cavolo, più di quello che sto facendo devo fare. Ah, oh, vai. Davide, il mastro, il creatore, vediamo, di tutto il chiosco, grande, ah, Davide. Va. Ciao Davide. Davide. Guardate, guardate. Grande sindaco. Ah, va, 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 vai, 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 vai. Vai, vai. Sindaco, certo. Sindaco. Vai, vai, vai. Marco. 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 Oh, Marco. Marco. Vai, Marco. Sindaco Messina. Catena, catena. Sto parlando con l'altro. Ma non c'è la raccolta differenziata della pizza. Ah, lo mettiamo, vai. Vai. E allora ora assaggiamo questo questo bel cannolo. Sei un grande veramente. Oh, Messina, sono candidato alla presidenza della regione, il 25 settembre si vota. E diamo il voto! E allora che ci beviamo? Capo, qui. Sì, un goccino sì. Ah, è bello. Meraviglioso. A posto, a posto, un goccino ne voglio. Ci siete? Eccolo. Acqua, 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 acqua.
Ma voi vi ricordate? Vi ricordate allora, come dicevamo, dove cazzo vai? Torna a casa, ve la ricordate questa frase? Bravo, con il drone, ecco. Ecco qua. Sto andando a presentare le liste, in via Trinacria sto andando. Oh. Mi sono dimesso per candidarmi alla presidenza della regione. Ora il 25 di settembre sono candidato, ragazzi. Sì, in tutta la Sicilia. Praticamente Musumeci se n'è andato e sono candidato per sostituirlo. Ci organizziamo, guardate che squadra, ma guardate che squadrone, che abbiamo qua, va. Chi hai? Ah sì. Foto. Oh, fammi la foto. Vai. Oh, troppo bella chissà. Vai. Oh, quanto prendo la mano, arrivo. L'avete preso con il pizzerio, io i soldi, non è qua. Ah? Come? Ma perché ci si miglia accorso stasera? Lo chiedo, quando dormi di meno, gli orecchi si eccitano. Vedi, guarda. Ho prenotato quest'asso stasera. Meno male. No, non sogno vacante, eh. No. Io penso che nella crisi offrivi con niente a casa. Ma chi sta leggendo? Perché alla crisi? Ma perché hai dubbi tu? Hai dubbi che offrivi con niente? Perché dico in niente a casa? E di che hai dubbi? Dimmi, di che? Tu perché pare perché ho caffè alla terra santa. Ma chi sta leggendo? E con quale caffè sei? Con quale sei? Con quale sei? Ma 20 più IVA o solo 20? Che è un cornetto, uno solo. No, buono. Minchia. Vedi là che lui è saggio. Dice basta l'amicizia. Sei saggio. Ah. Però il cornetto ve lo offro lo stesso. Se lo volete ve lo offro lo stesso. Ah, forza. Ma quello ecco, che mi è piaciuta la sua frase, lo so. Il cornetto ve lo offro lo stesso. E ora mi offendo io. Cazzo, eh? Poi quando ci incontriamo, un'altra volta me lo offri tu. Avanti, quanto cornetto avete preso, ragazzi? No, per portarla... Oh, ma che cazzo beve la birra sul cornetto alla crema, ragazzi? Ma è pazzesco, incredibile. Vai! Vai! Il sindaco di Messina... Sono onorato ad essere vicino a te. Questo gruppo. Vedi, che subito. Siete un quasi Parigi, siete, guarda. Se tu scendi a Palermo, oh. No, se andai collando, ti fai a macchinare.
mia, tu cartaccio di Palermo, il capo di tu cartaccio di Palermo. Sì. Parola sua, lo sta dicendo lui, prego, prego. Allora, venite, venite. Prendiamo questi cornetti. Allora, da portare via quanti? Ma bastano 5. No, vabbè, gli altri se li prendono dopo. Ok. Allora. Vediamo. Ok. Mi prendi 20 per loro. Qua per i ragazzi. Quanto siete, ragazzi? 20 io ne sto pagando, eh? La famiglia Stoppaghetti. E allora? Famiglia Stoppaghetti. Questi sono i nostri. E allora 20 cornetti per loro, più queste, più le cose che abbiamo preso. Buonasera signora. Vai. Vai. Buonasera. Buonasera. Oh. Guardate, perché si sta popolando, guarda, prendete la cassa e improvvisiamo un comizio, ragazzi. Improvvisiamo un comizio con i nostri sostenitori, vai. Eh? La musica a palla e vai. Eh? Vedete come si anima? Eh? Vedi. Sì. Come fa? Grazie. Alla prossima. Ragazzi, vi saluto che devo andare a presentare i simboli. Sono 20 cornetti pagati, vi saluto. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Allora. Vediamo di portare questi cornetti che ha scelto il buon Luciano. Oh, e Luciano, vedete che poi se li cerca, no? Ah, botta di vita, sì, sì. Opla, avanti. Oh, vediamo si sta scaricando qua, vediamo se resiste. Forza Luciano, sei arrivato ora, così andiamo a coricarci. Ma dov'è qua l'albergo? Era vicino. Quasi quasi sei tentato di non portarglieli, di dove le dà? Sì, l'avevo detto io. Certo. Comunque ho mangiato questo cannolo alla ricotta che era squisito veramente. Vi consiglio di venire a prendervelo. E qua il chioschetto vicino, il tribunale. Veramente interessante, così ora mi comincio a prendere i punti di riferimento per quando sono qua io. Se la notte voglio uscire un attimo, mentre sono che lavoro sui miei dossier a Palazzo d'Orleanza, tu che dici? Dare dei punti di riferimento. Qua vicino è però, la mia futura residenza è qua vicino. Qua è vicino io. Piazza Indipendenza. Ecco, io. Casera se pure a piedi ci posso arrivare, eh? Quindi ci organizziamo. Veniamo a prenderci il cornetto tra un dossier e l'altro, Luciano. E dici, tanto fa H24, bellissimo, H24, qua siamo a Piazza del Tribunale. Oh, guarda che bello. Vediamo Luciano dove ci porta. Così molliamo questi cornetti, noi ci salutiamo. Andiamo a dormire qualche ora, che non sarebbe male. Melina, ciao Melina. Era buonissimo il cornetto, era buonissimo Melina. Era buono anche il cannolo. Oh. Avete sentito il odore che facevano questi cornetti appena sfornati lì? Un odore meraviglioso. Allora, questa è via Trinacri, quindi stavolta l'abbiamo sbagliato. Ma neanche me l'ho sbagliato. Ah, ma lo c'era la reggente, se non era per quello che ci suggeriva Bellanca là, che doveva andare dritto tu a questo, ci stava facendo andare a zigzag, stavo pure vomitando. Eh?
quello ha detto dritto, tu ti sei incardinato dritto e siamo arrivati alla meta. Questa è la verità. Questa non è Pietrinaca. No, ma che cos'è? Che cosa c'è scritto, scusa? Guarda, fa finta pure di leggere, va, va. Ecco, vedete che stiamo girando come cretini un'altra volta. Allora, ci indicate la strada per cortesia, dove dobbiamo andare? Oh. Melina dice, lo sto facendo vedere tutti qui al caffè, salutaci tutti, Melina. Dov'è questo caffè? Andiamo. In California. Dove sei esattamente, Melina, che ci vuole venire un attimo a trovarti, ci vuole venire il buon Luciano. Dice, dov'è questo caffè? Qua Luciano si mette. Se la fa Luciano. Oh. Ecco qua. E questa? Oh, quindi abbiamo trovato la via Trinacria intanto, che già è una notizia. Allora vediamo se arriviamo all'accampamento ed è l'altra notizia. Ma al Lombardo non avete portato niente, cioè ve ne siete fregati, non c'era niente per loro. Il Lombardo è allergico al glutine e non può mangiare niente. Avanti. Che ci siamo. Ai. Eccoci, eccoci, eccoci. Stiamo arrivando. Ecco, siamo all'inizio di via Trinacria, qua, anzi l'ho vista via Trinacria. Stiamo per arrivare all'accampamento dove ci sono i nostri. Ecco qua. Melina. Ecco, dall'altro lato del ponte cosa, Melina? Ci sei tu? Ah, dice l'assessorato. Ah, Alessandro Bellanca ti sfotte e ride. Alessandro, chi sto passò governo? Che va a fare? Mi accontentavo. Puoi fare. A sto prezzo. Giusto? Cioè. Intanto parli parli e sono sempre qua. E quindi che vuoi? Non ho capito. Perché non... Cioè, siamo qua perché non trovo di meglio, ti dici? Siamo qua. Ah? E siamo ancora qua? Già. Già, è già. È già. Oh. Guarda che stiamo arrivando, dai. Eccoci, 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 eccoci. Oh. Ancora un chilometro e due. Ancora un chilometro e due. Ma questo perché hai indovinato la strada? Eccoci, eccoci, eccoci. Eccoci qua. Eccoci qua. Ci siamo. Siamo quasi arrivati, così consegniamo e andiamo a coricarci pure noi. Mancano 400 metri, mancano 300 metri, 200. Oh. 100, eccoci qua. Vediamo se il buon Lombardo ronfa un'altra volta. Ah. Eccoci qua all'assessorato alle autonomie locali. Vediamo il presidio, eccola Piero sempre che batte strada. Oh, guardate, pure Ismaele è arrivato. Pure Ismaele Lavardera è arrivato, ragazzi, incredibile. Ah, yeah, yeah. Eccoci qua. Eccoci qua.
Ismaele, ma cosa fici fare, ma? Ma cosa fici fare? Guarda, 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 guarda. Guarda. Si chiede due pari ad occhi, guarda. Non si può vandare, madonna mia, guarda. Che tutte le tue fanze che ti vedono in queste condizioni, porca miseria, Ismaele. Pippo si è appisolato un'altra volta, guardate, il nostro presidente, guardate. Ah, poi dice in che condizioni siamo, guardate, guardate. Ah? Ah? Vabbè. Oh. Ma che metà, se non ci siamo mangiati tutto e di più là. Che è finita la festa, stavo per fare un comizio pure. La Ola è partita, la Ola. Ho offerto cornetti per tutti. Gruppo T Max. Oh. Secondo me questi con la T Max erano un po' costruiti, perché per forza con la T Max sono un po'. Vabbè, ma simpatici erano, dai, avanti. Tanto duci, su, incredibile. Incredibile, guarda, stanno partendo tanti cuori per te già in questo momento ed ecco che la diretta si è costellata di cuori, guarda, guarda qua, guarda quanti cuori, tanti cuori. Vedi, ah, ma com'è possibile? Com'è possibile? Guarda, sono i cuori, guarda, guarda. Mandate i cuori a Ismaele, guarda, ecco qua. Con il cuore dicevo a Barbara Duccio, un bacio a Pippo. Pippo, Nino. Ma dove stai venendo? Da Catania. È una cosa facile. Siccome avevamo un cazzo da fare a quest'ora, io ho detto, sai che facciamo, sai che c'è, andiamo a vedere il nostro presidio, se hanno bisogno di me. Oh. Da Piero, famitta, Piero. Ma fai la nottata, non ti addormenti, vero? Scommetto, sicuro. Ah, vabbè. Ma ti portare sta calcolatrice e ti fai quattro punte pure. Ah sì. Vediamo che chi veglia su di voi, ragazzi, qua. Io sto a dormire un po', a dormire. Avanti. Va bene. Ti raccomando, ormai non è che come arriva Dino Giarrusso. Ti raccomando. Ma mi hanno detto che invece è arrivata un'altra persona a depositare De Luca, sceriffo di Napoli. Addirittura. Che bellissimo, bellissimo. Minchia, va bene. Noi vi salutiamo, ora andiamo a riposare pure noi. Dal presidio qua sono tutti tranquilli, svegli, quindi come vedete ormai siamo i primi. Ci vediamo tra qualche ora. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.